Signore e signori, salve a tutti! Oggi sono qui di nuovo con voi per portarvi le ultime news dei saldi di Steam. Ieri purtroppo non sono riuscito a caricare il video, non perché non l'ho registrato, perché io lavoro anche a Natale, ma purtroppo perché per qualche motivo si rifiutava di fare l'encoding. Non so dirvi il perché, il tempo era limitato a causa parenti e quindi è andato un po' così. Però oggi sono qui per mostrarvi anche i saldi di ieri, che sono ancora validi per un po' di tempo. E spero di darvi consigli utili. Allora, partiamo con i saldi di ieri, che in realtà non sono un granché, quindi non ci siamo persi fortunatamente molto. Allora, il Sonic franchise non ne parlerò, perché la Sega si è comportata in modo scorretto con molti youtuber, dando copyright su video che non c'erano, e hanno fatto cancellare molti account di YouTube senza nessun motivo, e quindi per me si possono fottere, non farò pubblicità ai loro giochi. Off Orcs and Men, nel caso non l'abbiate visto, ci ho fatto un video, che cazzo è Off Orcs and Men. Purtroppo questo gioco ha diversi problemi, è molto monotono, molto lineare, molto ripetitivo, e mentre ha una grafica che è abbastanza buona, tutto il resto cade molto rapidamente durante il gioco, e quindi aspettate, nel senso, finché non arriva un 80% non vale la pena prenderlo sinceramente. Quindi nel caso vogliate farci un pensierino, aspettate almeno che sia il 75% prima solo di pensarci. È un gioco fantasy RPG con combattimento a turni, in pratica più o meno, una via di mezzo tra turni e tempo reale. Se volete vedere una cosa più approfondita potete vedere il mio video. Comunque 20 euro sono troppi, sinceramente potete anche evitare di perdere il vostro tempo a pensare se prenderlo o no, finché non è al 75. Poi Call of Duty Modern Warfare franchise. Vediamo subito che cosa ci offre. Come possiamo vedere, se si carica la pagina... GG, se si carica la pagina, che abbiamo tutta la roba di Call of Duty in sconto al 50%, bella merda. Allora, chi cazzo li vuole sti giochi? Abbiamo dei giochi nuovi di Black Ops, anche se è un furto. Se volete buttare via i vostri soldi, piuttosto prendetevi per 20 euro in più Black Ops 2. Call of Duty Modern Warfare 3 fa schifo, gira di merda, le mappe sono orrende, lasciamo perdere quel gioco, non dirò neanche altro. Black Ops è ancora una scena di multigiocatore, mentre Modern Warfare 2 è pieno di cheater a nastro, quindi non pensateci neanche, anche se sembra allettante il prezzo. L'unico gioco di questo pacchetto a cui potete pensare l'acquisto è Modern Warfare 1, conosciuto anche come Call of Duty 4, che secondo me è il migliore della serie insieme a Call of Duty 2, è molto superiore agli altri come map design e tutto, insomma. La grafica è praticamente la stessa, non hanno cambiato nulla dopo Modern Warfare 1, quindi... Questo qui secondo me è l'unico che vale la pena di prendere. C'è ancora una scena di giocatori, c'è la scena competitiva, quindi... Di tutto questo pacchetto è l'unico che vale la pena menzionare. Poi... Company of Heroes. Allora, sinceramente non so perché dobbiate prenderlo adesso, visto che... È stato nei saldi, è stato nell'Humble Bundle, e quindi mi sembra un po' stupido andarlo a prendere adesso, perché insomma nell'Humble Bundle potevate offrire quello che volevate per moltissimi giochi. E tra l'altro questo pacchetto, sì, non è male, nel senso, se non avete giocato Company of Heroes potreste anche farci un pensierino. La cosa assurda, cioè guardate, prezzo dei singoli giochi 6,22€, prezzo del pacchetto 6,23€. Perché il pacchetto lo devo pagare un centesimo in più? Perché? Che senso ha? Vabbè, comunque questi giochi includono la colonna sonora. Se volete fare un pensierino, Company of Heroes è un ottimo strategico, è un ottimo gioco e rimane un ottimo gioco. Per il multiplayer probabilmente il migliore è Opposing Front, a mio parere. Quegli altri sono migliori per la campagna single player, quindi fate le vostre decisioni. Magari prendete solo uno di questi e... provatelo e vedete se vi piace. Tanto prima o poi tornano sempre i sconti Company of Heroes. Poi Endless Space è un gioco strategico ambientato nello spazio, però non è un granché sinceramente. Non ha molto carattere, mancano molte feature degli strategici più classici e il prezzo è piuttosto alto. Quindi per ora evitatelo, devono ancora fissare cose, aggiungere feature. Finché non arriva al 77 non pensateci neanche, questo gioco non è un granché, sinceramente. Mass Effect Franchise / Collection, non si capisce bene, perché qui sempre i tooltip sono diversi dalle immagini. Non è Mass Effect né Collection né Franchise, perché non c'è Mass Effect 3, quindi questo è solo Mass Effect 1 e 2. Ora, ricordate che io mi aspetterei che un gioco uscito da 2 anni mi venisse fornito con almeno in un pacchetto con almeno tutte le DLC a un buon prezzo. Invece qui le DLC le dovete comprare nel sistema interno e vi costeranno soldi, quindi molto del contenuto più bello del gioco, che sono delle DLC, le dovrete pagare.
Il mio consiglio di questo pacchetto è, se non avete mai giocato Mass Effect, che è un RPG sparatutto in terza persona, ambientato nello spazio, prendete Mass Effect 1, che costa 3,74€ ed è un'ottima offerta. Non dico che sia un brutto prezzo il 2, però non ha le DLC a mio parere. Anzi, voglio controllare cosa c'è nella Digital Deluxe Edition. Ok, vedi, ci sono un po' di in-game item e qualche cazzata, ma non le DLC di campagna e altre cose del genere. Quindi evitate questo pacchetto perché non è tutto sto granché senza DLC. Ovviamente non troverete niente di meglio, quindi se volete giocare Mass Effect 2, questo è un buon prezzo. A mio parere, prendete Mass Effect 1 se non l'avete mai giocato, perché merita. Poi, per quanto riguarda gli sconti di oggi, allora, The Amazing Spider-Man è ovviamente un gioco del franchise di Spider-Man, a me in terza persona, saltate per i palazzi, uccidete i mostri, non è niente di che. Poi 50% non è neanche un gran prezzo, quindi evitatelo. Magic the Gathering franchise. Allora, questo a mio parere è un ottimo pacchetto. Io mi sono preso Magic the Gathering Duel of the Land Water, non so se era speciale, no, ho preso quella normale con tutte le espansioni che sono tutte scontate anche loro. Non è a 75, però non so quando sarà a 75, sinceramente. È comunque un buon prezzo perché 5,49€ per un gioco di Magic è ottimo. È molto bello se dovete essere introdotti a Magic, perché per i giocatori già esperti non è un granché, visto che dovete sbloccare le carte e non potete mettere quello che volete nei vari mazzi. Quindi avete questi mazzi predefiniti che usate sia per il multigiocatore che per il singolo. Però a mio parere per 5€ è un gioco molto divertente. Quindi ve lo consiglio, anche se non è al 75, che dovrebbe essere lo standard negli sconti di Steam. Stessa cosa vale per Hotline Miami, su cui ho fatto un video che potete controllare se volete delle informazioni più approfondite. Questo gioco è un dual stick shooter, che poi si può giocare anche col mouse ovviamente, in cui è molto violento, stile GTA Pulp Fiction, in cui ci sono questi livelli che hanno generalmente si completano in una ventina di minuti, a seconda di quanto siete bravi. Ogni livello dovete praticamente uccidere tutti, questo è sempre il vostro obiettivo è sempre lo stesso, ma è molto difficile, ci sono molte armi ed è molto divertente e molto violento, quindi se volete un look più approfondito potete guardare il mio video, però io ve lo consiglio vivamente per 4,23€, è un ottimo prezzo, si finisce in circa 3 ore. Batman franchise. Allora, Batman franchise è molto interessante, nel senso che il pacchetto, cioè non è in realtà un pacchetto, sono due giochi in sconto singolarmente, sono due ottimi giochi. Ora c'è un grosso dibattito su quale sia il gioco migliore. Per me Arkham Asylum è il migliore, però qualcuno dice Arkham City. Insomma, se siete fan di Batman o anche non fan di Batman, semplicemente vi piacciono i giochi action in terza persona, penso che per 10€ sia la miglior combinazione che possiate chiedere. Sono due ottimi giochi a un prezzo ottimo, quindi non c'è altro da dire. Deadlight! Che cos'è? È un platformer ambientato in apocalisse zombie, in cui praticamente dovete farvi strada tra i vari zombie. C'è poco combattimento, è molto realistico dal punto di vista della sopravvivenza, e dovete tentare di... spesso vi troverete a sfuggire dagli zombie più che ad attaccarli. Ed è molto interessante perché è costruito bene. Potreste aspettare che arrivi al 75, perché per alcuni potrebbe essere noioso, sinceramente. Io l'ho trovato noioso. E il gioco però è interessante. Potreste farci un pensierino per 6€. Secondo me però nei primi mesi dell'anno prossimo andrà al 75. Quindi se tenete d'occhio i saldi di Steam, sicuramente arriverà al 75% prima o poi. La grafica è anche molto bella, anche se ogni tanto si rischia di confondere il background col foreground, come in tutti questi giochi, nel senso che non capite se quello che sta succedendo è nello sfondo oppure no, se su alcune cose potete saltare o no, ed è una cosa un po' fastidiosa spesso, perlomeno a me dà fastidio. E per il resto è un normalissimo puzzle platformer in cui dovete sopravvivere agli zombie. Poi, per completare la giornata di oggi, diamo un'occhiata a questi saldi, che magari riuscirete anche a dare un'occhiata a questi, però scadono tra 40 minuti, non so se riesco a caricare il video in tempo. Molto rapidamente, questo è ovviamente Galactic Civilization Complete Pack, che comprende i due giochi di Galactic Civilization. Sono della Stardock, sono giochi strategici ovviamente, e a me personalmente non piacciono molto, il prezzo non è così competitivo. 5€, ci sono giochi strategici migliori, tipo
Civilization 4, che vi consiglio di prendere se fate in tempo, perché è un gran gioco, è il migliore della serie. E per 6 euro è lo strategico migliore che potete avere. Poi, Retro City Rampage? No, evitatelo. Cos'è Retro City Rampage? È una specie di remake del primo GTA. E sinceramente non penso proprio che valga questi soldi, visto che è un vecchio gioco, appare come un vecchio gioco. A meno che non siete dei nostalgici assurdi, sinceramente ve lo sconsiglio, evitatelo. Darksiders 2, questo pacchetto era già apparso, è inutile riparlarne. Avete un ottimo prezzo, lo dico molto rapidamente, perché avete Darksiders 2. Il pacchetto di Darksiders 2 più tutte le DLC più Darksiders 1 costa meno che Darksiders 2 da solo, come vedete. 16,99 Darksiders da solo, 13,59 tutta questa roba. Quindi prendetelo, perché è un ottimo gioco, anche se ha i suoi problemi di texture, perché non hanno fatto le texture a 1080p per il PC. Rimane... il gameplay rimane ottimo e penso che valga quei 13,59 euro. Poi, molto rapidamente, abbiamo Red Orchestra, che è un altro strategico. È un ottimo gioco. 5 euro è un buon prezzo, sinceramente. E... sì, non è esattamente 100% strategico, è anche un po' d'azione. Comunque, se vi interessa, questo prezzo è abbastanza buono. A me, personalmente, il gioco non è piaciuto tantissimo. Però... so che a qualcuno è piaciuto e ha ricevuto dei voti molto alti dalla critica, però non lo so, nel senso, il prezzo è buono, se vi piace il genere pensateci, altrimenti potete evitarlo, perché non è, a mio parere, anche se ha ricevuto il Game of the Year, non è uno dei strategici azione più belli che abbia mai giocato. Mark of the Ninja invece vi consiglio vivamente di acquistarlo. Questo è un platformer, puzzle platformer della Clay Entertainment, ed è un ottimo gioco, ottimo prezzo. Probabilmente arriverà al 66 verso i primi mesi dell'anno prossimo. Però rimane comunque un ottimo gioco. Come vedete anche il voto Metacritic, che vabbè, non vale un cazzo a mio parere il voto Metacritic. Comunque è alto e penso che ci siano buone ragioni. Ha un sacco di award e è un ottimo gioco. È un ottimo gioco e vale la pena darci un'occhiata, soprattutto perché ha un ottimo prezzo. 7,49 euro. Per questo gioco ha molta replayability e varie cose. Io mi sono divertito molto personalmente. Quindi fateci un buon pensiero. Dead Rising 2. Che cos'è Dead Rising 2? Immaginate Saints Row 3 con gli zombie. Ok? Questo è un gioco di zombie dove potete fare cose assurde di ogni tipo in terza persona. C'è il co-op. È molto divertente. 9,20€ è un ottimo prezzo, quindi vi dà Off the Records, che è una versione aggiornata di Dead Rising 2, insieme a tutte le sue DLC, quindi vi consiglio di acchiapparlo perché è un gioco molto divertente, soprattutto se vi è piaciuto Saints Row. Quindi, come al solito, facciamo il recap delle cose da non perdere, a mio parere. Cosa c'è da non perdere? Hotline Miami, secondo me, non è assolutamente da perdere. Batman, uno dei due giochi, a seconda di quale di voi due preferite, il pacchetto completo non so se lo vogliate prendere. Magic the Gathering è da considerare. Qui sotto Mass Effect 1, ve lo consiglio vivamente per il prezzo che ha. E anche Mark of the Ninja. Darksiders 2 ve l'ho già consigliato, quindi resta sempre valida il mio consiglio. E Mark of the Ninja insieme anche Civilization 4, se fate in tempo, perché è un ottimo strategico a un ottimo prezzo. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo domani con altri saldi di Steam. Vi saluto, ciao a tutti, grazie per avermi seguito, mettete un mi piace, condividete per aiutarmi, ci vediamo alla prossima.